quando vede la Fontana di Trevi, cioè per me è un capolavoro, cioè questo qua, io lo so, ma nessuno, ma io dico, ma minimo controllo. Finché uno dice 5 euro, ma chi l'ha comprata? Per conto che ha niente in mano. E non può neanche denunciarlo. Perché ha comprato una cosa antica. Perché l'altro divertente, almeno in Italia, è che se lo fate, poi non potete neanche denunciare, perché vi denunciano quando fate la denuncia. Perché vi denuncia per ricettazione. Quindi, questo è il massimo, secondo me è il massimo. E un'altra cosa che mi riguarda un po' da vicino, anche questa, la questione delle piante missili. Nell'Ottocento all'Ascoli trovarono una quantità enorme di ghiande missili, una parte delle quali scritte, e si scatenò il collezionismo in tutta Europa. Quando finirono i pezzi con la scritta, un falegname, mi pare si chiamava Vincenzi, ebbe l'idea di usare quelle non scritte, di fabbricare due stampi di bosso, di legno di bosso, due matrici, grandi come la ghianda non scritta, di incidere la scritta all'interno e poi di batterla in modo che usciva con la scritta. Si riconoscono qualche volta, non sempre, perché sono leggermente più piccole, la scritta più tremolante. Questa appartiene a quella serie. Eccola qui. Ce ne sono dappertutto. Il problema è che dopo qualcuno ci scrive sopra, come questo signore che si è inventato il chiestro spendone, e parte, siccome alcune di queste ghiande hanno il nome degli Opitergini, cioè gli abitanti di Oderzo che abitavano con Cesare. Allora, improvvisamente, questo scrive un lunghissimo articolo, l'iscrizione è una di quelle false. Quindi uno parte, pensate i danni, anche questo è un maggior pericolo ancora, cioè i danni che può fare una cosa del genere. Entra nel circuito. Se voi battete ghiande missili con Opitergini, trovate l'articolo di questo signore. E poi magari lo citate, state scrivendo una storia di Oderzo per i bambini, ce la mettete dentro. E quindi l'errore continua in questa maniera. Ecco. Chiudiamo con quello che diceva prima questo Samarenco, perché è una cosa di cui penso siamo orgogliosi, e cioè varie università consorziate hanno ottenuto questo finanziamento per un progetto di rilevante interesse nazionale, che è lo studio di iscrizioni false. Perché era nata questa idea? Proprio per mettere un freno a tutto questo fenomeno, oltre che studiarlo da un punto di vista psicologico, storico, artistico, tutto. E il progetto è triennale, come siamo quasi alla fine. Il contributo, come vedete, non è così enorme. Siamo coinvolti un po' tutti, vedete qui. Ecco, queste sono università, vedete che c'è anche Venezia è più grande, non perché è allagata, ma perché è la capofila, ma c'è Macerata, c'è Verona, Bologna, Firenze. Grande sforzo è stato, ecco, qua avete i nomi, vedete, sono i nomi anche dei vostri professori. E questo ha portato, adesso, dopo un lungo lavoro, convegni, incontri, che hanno fatto scoprire un mondo nuovo anche un po' queste ricerche sui falsi nascono anche da lì, queste reti. E a questo che comincia a essere funzionante, se volete sbizzarrirvi, consultate in rete, basta che battiate epigrafi database false, ormai ce ne sono un certo numero in rete, è molto interessante e questo può servire anche per mettere un freno ai falsi o alla diffusione, oltre che per studiare i falsi, perché poi i falsi non sono ignobili, Spesso quelli antichi hanno tutta una storia culturale dietro. Ha avuto molta risonanza anche, quindi so che l'investigatore principale Calvelli ha avuto un lungo incontro con i carabinieri del nucleo di tutela delle opere d'arte, che erano molto interessati a questo progetto. Perché il fenomeno esiste ed è diffuso. Sì, queste sono le schede sul tipo delle DR, molto belle, molto curate. Guardate queste, per esempio. Che ce ne sono decine in tutti i musei italiani, spesso esposte come vetre, Museo di Altino, per esempio. Queste vengono da vecchie collezioni. Eccole qui, e quindi speriamo con questo che il progetto possa portare a qualcosa di meglio. Quindi, per chiudere, ormai ho passato anche il tempo stabilito, per chiudere, il pericolo, vi dicevo, dov'è? Il pericolo è dispersione, e quindi mai più, sapere mai più. Una cosa vorrei sottolineare, non è che l'iscrizione su una lucerna, su un'anfora o su un mattone sia meno nobile della grande iscrizione, dà altre informazioni, magari complementari oppure anche più importanti, non è detto. Quindi la dispersione è pericolosissima, disastrosa, nociva, al momento non ci possiamo fare nulla. E
e non si sa come porvi rimedio. Mi pare che ci sia stato anche un tentativo recentemente in Francia di invitare le case d'aste a maggiore vigilanza, ma non serve a niente. Questi sono eBay, pensate eBay, cioè, chi fa qualcosa eBay? È uno dei grandi colossi della rete, quindi no. Il problema. L'altro è, vi dicevo, la confusione che creano soprattutto i falsi anche nel mondo degli studi. Pensate uno di voi che deve fare una tesi, non so, e poi incappa anche queste cercandomi in rete, magari trova la bibliografia e così elabora qualche bella teoria, non solo voi, anche gli studiosi, su qualcosa che poi non è vero. Immaginate con che risultati è già successo. Quindi il pericolo è quello. E poi il terzo è che in questa maniera anche le antichità perdono, no, noi perdiamo il rispetto delle antichità. Nell'Ottocento si diceva la veneranda anticaglia, che mi è sempre piaciuto, no, questo termine. Poi invece è diventato oggetto di mercato, mercimonio. È una cosa terribile, vedere l'uccello venduto a 1 euro, non importa che le vendano a 1 euro, ma vuol dire che valgono niente. Qual è la percezione nella gente? Che queste antichità valgono niente. E quindi il contadino che trova l'uccello nel campo, cosa pensa? Magari va in rete a vedere, perché ormai la rete la usano tutti, a 1 euro, lascia lì, le butta via, le rompe. Non c'è nessun rispetto dell'oggetto. E questo è, secondo me, veramente un pericolo grande. Va bene, grazie dell'attenzione. Nessuna domanda? Tutto chiaro, tutto scuro? Grazie, grazie. Curiosità mia, a parte grazie, potrei parlare 3 ore, insomma, anch'io, è ma devo pensare pericolosissimo. sempre alla sopravvivenza degli altri. Mi chiedevo, falsi greci? Pieno. Pieno, eh? Io mi sono fermato con cose che conosco meglio. Falsi greci, se lei clicca dove c'è greco-roma, lei fa greco. I falsi greci sono soprattutto descrizioni, tantissime, perché poi il problema del mondo greco è ancora maggiore del mondo latino, perché c'è tutto il serbatoio del Medio Oriente. Adesso c'è una quantità enorme di oggetti che vengono dalla Batriana. Anche lì sono frutto dei saccheggi dell'Afghanistan, ma ho idea che sia finito, e quindi cominciano la produzione locale. Se lei va a guardare Batriana, lei trova una quantità industriale di iscrizioni, oggetti di ogni genere. E l'altro filone sono i vasi greci, ma quelli si falsificano dal 1400, e quindi con problemi anche lì grossi, perché alcuni sono veramente riconoscibili. Poi riflettevo anche sul fatto, insomma, che è un fenomeno anche antico, appunto sappiamo l'invenzione medievale, no? Volevo usare il termine copia, è anche un fatto moderno. Centri di produzione in cui sono stati beccati a No. rifare niente? Comunque, di sicuro si sa che alcuni centri sono in Romania, in Bulgaria e nell'ex Jugoslavia, soprattutto tra Kosovo e Bosnia e Macedonia. Quello si sa, però. Perché insomma siamo molto alla pace adesso. Simona, la storia ha fatto queste 4 puntate sul falso, insomma, recentemente, insomma, questi ultimi 4 lunedì, e una delle cose che avevano indagato era anche i centri di produzione, insomma, ne avevano beccato uno, Ma vi insomma. ricordate, non so, qualche anno fa che un collega è stato poi travolto da questa vicenda, quella dell'armatura del Mar Nero? Ricordate la vicenda? Lui c'è scritto anche un libro, poi è venuto fuori anche il falsario, l'hanno pure trovato, individuato il centro. Lì fabbricavano armi ellenistiche. E devo dire, guardate, fanno presto ad attaccare il collega. Io l'ho vista quando era stata esposta al Museo di Ferrara, eccetera. Guardate, cioè io avrei giurato anch'io che fosse vera, non c'è dubbio. E poi tutti i dati ritrovati nella tomba. Come fanno qua? La fanno trovare una tomba vuota in un grande mausoleo, ma ipogei, è come se trovassi una armatura etrusca finta, la metto nella tomba, una tomba non scoperta di cervelli, e poi me la faccio trovare. E quindi no, il problema è grave, ma non, io sono molto pessimista su queste cose qui. Ma comunque il problema che sta verificando è che con la questione del Medio Oriente, la questione dell'Afghanistan, anche i falsi non vengono più prodotti perché costa meno l'originale. Ma sapete quante, non so se avete letto quel lungo articolo, di quanto portano, non so, i soldati americani, inglesi, belgi, che tornano dalle missioni? Che o li fanno per collezione loro o li vendono? E chi è che va a controllare in quelle zone lì? Chi è che va a controllare? Guardate Dureuropos, nessuno parla mai di Dureuropos, tutti di Palmira. Dureuropos, hanno fatto vedere le immagini fatte con i droni, è tutto un buco. Tutto un buco.
cioè non era così, ci sono stato poco prima della guerra civile. Adesso è tutto un buco perché dovunque la metà non era scavata. Hanno scavato solo la cosa, la sinagoga, la chiesa cristiana, il tempio, quello lungo le mura, poi qualche edificio, ma metà non l'ha fatto. Adesso voi, se vedete le foto, sono buchi ovunque. Rendete conto cosa è andato, sono case abbandonate. Poi la necropoli fuori, immaginate. Hanno trovato che hanno smontato i pezzi delle mura dove c'erano i graffiti con i soldati. Lì c'era tutta una parete lungo la porta sagittaria con graffiti fatti dai soldati di guardia, bellissimi. Il muro adesso si vede diroccato dalle immagini dei droni. Lì sono portati via i blocchi con le iscrizioni. Dovete fare così. Non ci si può fare niente al momento attuale. Ma d'altra parte mi dicono che i problemi sono molto più gravi. So che una delle cose che mi disse Calvelli, che mi riversa da questo incontro, disse sì, però ci preoccupa più il traffico di droga che non quello delle lucerne. E cioè, no, è che bisogna anche dare. Però i risultati poi sono questi. Sono questi. Poi pensate, non so, queste gli dicono, vi trovate a Pompei, uno le compra, finisce la collezione di un museo, anche decoroso, lo muore, gli lascia 100 lucerne da Pompei. Il curatore del museo le scheda come Pompei, magari su studia con 30 anni, uno va a studiare per la tesi, trova da Pompei, le scheda, studia, 30 lucerne da Pompei. Questo è il risultato. E quello è il pericolo, secondo me. Non è solo la distruzione, eccetera. Poi il mercimonio per me è un pericolo gravissimo. Non che sia contrario, ma segnaliamo tutti i passaggi dove va. Non così. Così è una terra di nessuno, ognuno fa quello che vuole in rete. E guardate che sto parlando di una rete legale. Non oso pensare che non sia dark web. Se questa è la rete legale, figuratevi quella non legale. Quindi, boh, non lo so. Quando mi ha chiesto di fare questo intervento, l'ho detto anche per mostrare quello che è un fenomeno che forse sfugge, eh? Che uno si vede qualche volta così. Noi siamo più abituati perché a volte uno batte, uno è disperato. C'era la mia studentessa che diceva sempre: mi rivolgo a San Google. Cioè, quando trovava qualcosa, vado da San Google. Lei batteva in Google e a volte veniva fuori cose incredibili, anche di bibliografia, riesce a pescare cose incredibili. Pesca anche queste. Mettete che voi cercate Pescabus, perché la rete è una vostra iscrizione, vi pesca il falso, però magari non c'è la foto, vedete il testo e dite: ha attestato anche. E comincia il disastro. Va bene, altre domande? Tutti timidi qui, eh? Ho provati dalla lunga lezione sono 6 e mezzo. Va bene, cioè se non... Vuoi chiedermi tu? Ringrazio a nome di tutti, insomma, per questa bellissima lezione. Mi faceva riflettere anche il fatto che c'è un problema di confronto, dialogo tra legislazioni diverse. Questo anche, no? Comunque la rete è internazionale, però c'è un diritto Diverso, ma diverso, questo e quindi forse è anche difficile intervenire per questo motivo, perché non c'è comunque sì. No, se dei una paesi... gestione No, 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 unitaria, no. una politica unitaria, forse bisogna iniziare anche C'è parecchi, trovate anche in rete, se volete, commercio di merci d'arte, asta, ci sono tantissimi lavori, anche inglesi, francesi, eccetera. È stato più volte richiesto, per esempio, che le case d'asta di chi hanno, a chi vendono. E poi un'altra cosa che Fanno colpiva dei colossi. molto è che quello che dicevi te, che si ritorna un po' al concetto Sì, ornamentale dell'antico, no? sì, sì. Cioè l'antico è bello, può decorare, cioè in fondo è questo che si perde completamente nella mentalità comune, quindi chiaramente non stiamo parlando mai dell'accademia, oppure, però c'è passa un concetto per cui l'antichità è bella, è decorativa, ma non ha più valore storico. No, no, infatti, ma avete visto l'iscrizione 15.000 euro? L'anfora rodia, che magari è molto più importante di quell'iscrizione, perché di quelle ce ne sono. L'anfora rodia, vi ripeto, trovata, non so, a Cutro Montana, interesserebbe di più, magari, no? Oppure no, metti all'interno della pianura padana, ancora di più, mettete trovarla in Piemonte. Adesso io ho un dottorando spagnolo che sta studiando le importazioni spagnole in Italia settentrionale. Allora, a trovare un centinaio di anfore della Selvetica, che sono quelle da olio, in Val d'Aosta. Cioè, mai nessuno avrebbe pensato che arrivassero fin lì i commerci.
cioè si apre tutta una prospettiva di traffico fluviale, eccetera. Come l'Oliva Picena al Magdalena, la stessa cosa. Cioè, è più importante quel frammento scritto Oliva Picena trovato su un mercato sperduto sulle montagne della Carinzia che non un'iscrizione. Quella è normale, se non dico la grande iscrizione. Ecco, ma non è che voi siete fatta di laboratori. Però, dico, allora quella lì magari la trovate venduta a 2 euro quando non la buttano via. Quello è il risultato di questa cosa qui. Cioè, il pericolo è quello, come diceva la collega, il pericolo è quello che viene poi sminuito il valore reale, ma non il valore economico, quello storico, documentario. Torniamo indietro al 700, dove però le cose piccole le apprezzavano più che oggi, erano incuriositi nel 600 e nel 700 delle piccole antichità, quelle che io ho chiamato così in maniera sbagliata, perché piccole implica anche una graduatoria di merito, invece piccole nel senso di portabili. Sì, minute, ecco, minute devo dire, era meglio, minute. Ecco, quindi questo è il problema, è tutto lì. Non, la legislazione non, al momento attuale fa nulla, nonostante siano state firme, raccolte, proteste. Ma non gli fanno pagare le tasse, fa fatica a fargli pagare le tasse, Google. Figuratevi se possono fermare i beni, ma certo. Io non ci crederò quando lo vedrò, cioè non... avete visto adesso, no? Quell'altro ha detto, sì, tassate Google, mettiamo il 100% dei dazi. Guardate poi le antichità, cosa gli può interessare a queste persone? Queste spesso non sono nemmeno punte, quindi... E questo è il problema. Tutto lì. Con cose non le conoscevo, ci sono avvicinato pian piano, eccetera. Dei falsi epigrafici, sì, quelli su pietra. Ma le cose minute non mi aspettavo una cosa così, neanche una vendita così. Che se voi guardate le aste, viene venduto tutto, eh? È pochissimo quello che rimane. Dappertutto trovate soldi. Un mercato che deve essere impressionante. Quando stavamo a Washington, mio marito, da Bartonowski, hanno il museo affiliato al centro di studi, abbiamo chiesto, ma da dove vengono? Panico, però vedi, una volta c'erano le grandi collezioni, però i collezionisti tenevano insieme, schedavano, studiavano, sistemavano, eccetera. Invece qua è tutta gente che compra, poi chissà dove lì, finiranno in Corea, chissà dove, non so. A parte sparisce Van Gogh, sul quadro di Van Gogh o di altri spariti, acquistati dal magnate giapponese che ha messo nel suo cavò e che ciao. Perché? Perché tutto è merce adesso, quello è il problema. E questa cosa che faccio riflettere, sta diventando tutto merce, anche questo. E poi non so che gusto ci sia. Cioè, sono andato a casa di un mio amico che fa il dottore, che mi ha mostrato con grande orgoglio il suo capoletto nuovo, che era un sarcofago, a fronte di sarcofago, come capoletto, ma sai cosa c'era lì dentro? Lui non lo sapeva, gli aveva venduto come rilievo, gli aveva pagato un sacco di soldi. Io mi terrei mai in camera da letto dove dormo dietro il sarcofago, scusate. La fronte è bello con la caccia di Alteone, ma il sarcofago non la pagava in niente, chissà quanto. Sono tutto orgoglioso, quando glielo ho detto, ho rovinato un'amicizia. anche il riposo tra quei soldi, rovinato. Va bene. Bene, dai. Grazie ancora. Grazie a voi.